Buongiorno. Buongiorno. Non ho ancora disattivato la musica perché volevo vedere come si sentiva. Non so se faccia ritorno. Ditemelo subito al massimo. E per ritorno intendo se la sentite due volte. Giusto per capirci. Mi senti bene? Senti anche qualcosa in so... No, non c'è? Quindi sentite la musica, non è un problema? Cioè non è un problema nel senso, no, mi si sente bene rispetto alla musica, non sentite la musica due volte. Giusto per... No, perché sai, è un'idea che mi è venuta tipo 10 secondi fa, di mettere la... di mantenere il sottofondo, quindi... Sento la musica molto piano e ti sento bene. Boh, finché è molto piano. Può andare bene. L'importante è che non si senta troppo e non si senta due volte. Posto così. Bene, bene. Perdonate il ritardo, che sono le 10:20 e di solito dovrei iniziare alle 10 o comunque 10 qualcosa. Purtroppo il computer ha deciso che era veramente una buona mattina per essere lento e quindi per aprire tutto con lentezza. Voi direte, potevi farlo prima, ma avevo altre cose da sbrigare e quindi purtroppo quando ho picciato il PC ci ha messo tanto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi fa piacere vedervi qua anche questa mattina in queste live che fortunatamente siamo riusciti a non annullare. Veramente, veramente. Rispetto alle live di Vermintide che ho recuperato, che lì la musica rispetto alla tua voce era troppo alta. Ah, ok, no, ditemelo, ditemelo ovviamente, perché io poi mi regolo. Nel senso, al massimo vedo come abbassare la musica e almeno mi si sente. No, no, no. Ditemi anche ovviamente riguardo le cose audio delle live di Vermintide, perché così miglioro anche da quella parte. Giustamente. Tranquillo, tanto sono al lavoro. Ovvio, ovvio, posto. Ebbene, di cosa dobbiamo parlare oggi? Oggi parliamo di risveglio psichico. Risveglio psichico, ma avevamo detto che avevamo parlato di qualcosa un po' più nello specifico, ovvero del quinto libro, ovvero il bene superiore. Devo aggiornare piante, ho bisogno di compagnia. Giustamente, giustamente. E quindi cosa abbiamo? Il quinto libro, il bene superiore. Ovviamente abbiamo l'impero Tau, ma abbiamo anche tanto altro. Abbiamo comunque culti di Generator, abbiamo Astra Militarum, abbiamo fondamentalmente l'impero Tau che cerca di espandere i propri territori. Oltre il Startide Nexus, per convincere altra gente ad entrare nel loro impero, tra i loro domini e aderire appunto al bene superiore. Tra tutto, loro vanno in luoghi in cui l'Astra Militarum, o comunque la popolazione umana, non è particolarmente ben. Non lo fa volentieri, insomma. E insieme abbiamo anche i culti dei Generaptor che allo stesso tempo non la prendono particolarmente bene perché già loro stanno cercando di diffondere il proprio culto, figuriamoci se poi abbiamo anche altri che vengono a rompere le balle a dire: "Ehi, ma culti, uno, ne abbiamo messo il vostro, andatelo a portare da un'altra parte." E quindi facciamo comunque, prima di parlare di questo libro, un minimo di recap di che cosa dovrebbe essere il risveglio psichico, per chi magari non ha seguito pressoché nulla magari dell'evento. Risveglio psichico è un, si può dire grande, sì, grande per il numero di libri comunque che sono usciti al riguardo, un grande evento.
manualistico, non solo, diciamo, da una parte anche narrativo, che sta lentamente aggiornando pressoché ogni armata presente nel gioco, nel gioco di strategia di Warhammer 40.000, però ha con sé un po' di trama. Dico un po' di trama perché teoricamente doveva averne molta di più, nel senso pareva dalle presentazioni almeno. Ci siamo trovati davanti a libri della dimensione di più o meno Codex, comunque intorno alle 80 pagine, di cui una ventina sono dedicate alla componente narrativa. Parte dedicata alla componente narrativa che non sempre però è ricolma di materiale nuovo. Nel senso, un tot di queste pagine è spesso dedicato anch'esso a un recap. Nel senso, ad esempio, il primo libro, Blood of the Phoenix, no, Phoenix Rising, perdonatemi, Blood of the Phoenix mi pare il nome della scatola che uscì con insieme al libro. In Phoenix Rising, su 20 pagine, penso che più o meno 10-12 siano di recap di cosa è successo in Gathering Storm. E quindi già lì si iniziò con un libro che lasciò un po' perplessi per la sua narrativa, perché oltre ad essere la maggior parte recap, poi le altre avevano magari quei piccoli spunti narrativi interessanti, ma che poi venivano liquidati in boh, un box di spiegazione o una pagina. A volte una frase, tipo il duello tra Drazzar e Jayne Zar, che se non ti compravi la scatola non vedevi cosa succedeva. E bello. Successivamente abbiamo visto cose un po' diverse. Abbiamo visto Fate and Fury, in cui abbiamo visto principalmente Space Marine del Caos. Lì trovo che ci sia stato un miglioramento, c'è stato un miglioramento sicuramente. Mentre invece in Blood of Baal, più o meno, abbiamo avuto cose molto. Boh, sì, gli angeli sanguinari picchiano ancora un po' di tiranidi. E finita lì. Ne parlai di quello degli Eldar. Degli Eldar, appunto, di Phoenix Rising. Perché, sì, beh, possiamo fare comunque delle live in cui parliamo anche degli altri libri. Sì, per ora. Ma adesso mi volevo dedicare a questo perché era il più recente. Poi magari pensavo appunto di fare quello lì riguardante il prossimo Saga of the Beast, ma nel frattempo potremo anche magari parlare degli altri libri. Sì, si può comunque fare. Possiamo avere tutto il tempo. E quindi abbiamo avuto vari sviluppi. So, sei un comunista dello spazio. No, in realtà non sono neanche tutto questo grande fan dei Tau. Ho detto, principalmente perché è più recente. Abbiamo avuto quindi un po' di narrativa. Nel senso, sono davvero piccoli eventi, non sono nulla di estremo. Perché sì, magari a volte coinvolgono personaggi rilevanti, tipo in Fate and Fury abbiamo addirittura il coinvolgimento di un personaggio famoso dei Predicatori come Corferon, colui che crebbe Lorgar su Colchis. Ma stiamo comunque parlando, a livello complessivo, di eventi piccoli. Hanno il loro sottofondo. Hanno il loro sottofondo, nel senso di abbiamo questo evento che però rimane appunto di sottofondo, non è enormemente rilevante ancora, pare, ossia quello che vede questo risveglio psichico, appunto. Risveglio psichico che comporta una diffusione maggiore di psionici.
Sembra che gli psionici abbiano generalmente, mediamente, maggiore potere, che siano anche mediamente maggiori proprio di numero. Nel senso, abbiamo visto orchi dire che i loro tipi strani sono di più rispetto al solito. Proprio in Il Bene Superiore abbiamo i culti dei Generaptor, dei Pauper Princes, che dicono: ah, abbiamo più magus del normale. E ciò succede anche con altri. L'Imperium, ovviamente, vabbè, gli psionici, si sa che già sono tanti, però sono ancora di più. Sono ancora di più, quindi figuriamoci. E io mi bevo il caffè nel frattempo. Perché bellamente ieri, voi non lo sapete perché nel live PS4 non c'è ancora la telecamera, ma io prima di fare il live, l'astro patata mi ha fatto il caffè. Mi ha fatto il caffè e io ho detto: sì, no, ma adesso lo bevo, tanto adesso metto solo a posto le impostazioni per la live e poi bevo il caffè prima della live, a posto, cioè, mi pare l'ideale. È stato lì per un'ora e mezza quel caffè. Perché me lo sono completamente dimenticato. E quindi buono, però freddo. Questo caffè è stato fatto prima delle 10. Più pappa per l'astronomica, giusto, giusto. Astropatata non si può sentire. Ma ormai tu. Ma perché la si chiama così? E io sul mio profilo privato, quando si riferiscono a lei, me la chiamano astropatata. Io che devo fare? Come me la gente mi chiama astropatato, boh, è stato inventato astropatata. Mi dispiace. È comunque tiepido. Ho comunque aspettato troppo. Bene. Che colazione da campioni. E quindi, dicevo, abbiamo questo, lo chiamo sottofondo perché per ora è rimasto tale, di psionici che emergono, tanti psionici che emergono qua e là in un po' tutte le razze e che riguardano, sicuramente sono legati, cioè è legata questa emersione alla nascita della Cicatrix Maledictum, o chiamata anche Grande Fenditura. Sicuramente anche perché comunque ci viene detto in maniera esplicita, ci viene detto in maniera esplicita che comunque la Grande Fenditura sta influenzando in tal modo. Tuttavia, con calma. Tuttavia, parrebbe che ci sia di più, nel senso, ci viene detto anche nel regolamento di ottava edizione che succedono grandi cose, casini qua e là, però questa cosa dei psionici che emergono di più, boh, ci viene comunicata come una situazione differente dalle altre. D'altronde, se diamine, c'è una serie che si chiama Risveglio Psichico e ci sarà un motivo. Nel senso, avrebbero potuto tranquillamente fare una serie in cui boh, davano un nome generico, boh, il Chose of War come il nome delle missioni a tema di Warhammer 40.000, o un altro nome totalmente generico in cui boh, stanno succedendo bordelli, quindi manuali con regole per tutte le armate e un po' di storia. Finita lì. E invece ci viene comunicato che comunque questo risveglio psichico è più importante di altre cose. E da una parte abbiamo anche capito che Magnus è intervenuto in questa cosa, nel senso, in svariati libri di risveglio psichico, ci viene detto che vari psionici si stanno radunando nel ciclope, intorno al ciclope.
T4Russ, ciao a tutti, scusate del ritardo, posso sapere il topic? Il topic è risveglio psichico, principalmente il bene superiore, ovvero il quinto volume, ma per ora stiamo parlando anche un po' in generale dell'evento. E quindi dicevo che Magnus appunto è piuttosto presente, perché ovviamente se si parla di risveglio psichico, e quindi psionici che emergono, è normale che Magnus faccia qualcosa, nel senso, anche solo cercare di prenderli con sé. E abbiamo poi letto anche nel Rituale dei Dannati, sì, mi pare che si l'abbiano localizzato così in italiano. Abbiamo letto lì che semplicemente ci sono. Meno. Meno. Abbiamo letto lì che Magnus ha fatto robe, ha fatto rituale, poi gli angeli oscuri e i cavalieri grigi sono intervenuti e abbiamo avuto una storia anche in questo senso. Appunto, effettivamente, buonissima idea, poi in successive live potremo parlare anche degli eventi degli altri libri. Ho detto, in particolare, ad esempio, Blood of Baal è veramente, cioè, è veramente breve da riassumere, è proprio. Gli angeli sanguinari hanno finito di mazzolare i tirannidi e hanno scoperto che sono passati 70 anni, ma a causa della grande fenditura non lo sapevano e per loro sono passati pochi mesi. Ok, ora abbiamo i primaris, andiamo a uccidere i tirannidi, andiamo a uccidere i tirannidi in mondi che abbiamo appena inventato per questo libro e che prima non ne esistevano e che quindi adesso libereremo perché sì. E boom, e basta. Questa è fondamentalmente la trama di Blood of Baal. E Mephisto diventa Primaris perché? Boh, nel senso, si sa perché l'ho scritto in un articolo. Cioè, ho scritto in un articolo che si sa perché c'è un intero romanzo al riguardo. Ma in Blood of Baal hanno liquidato la cosa con boh, sì, diventa Primaris. Speravo che dico, vabbè, ok, che c'è il libro, che è magnifico, però faceva un sacco piacere, cioè avrebbe fatto un sacco piacere se avessero inserito quel piccolo tocco di boh, lo diventa perché quel minimo di motivo. Tuttavia, a parte questo astio nei confronti di Blood of Baal, faremo comunque altre live sugli altri libri, non ne dubito. Ma riguardo al bene superiore, cosa abbiamo? Abbiamo appunto Shadowsan, che ormai è il comandante supremo delle forze armate della Casta del Fuoco dell'Impero Tau, che è stata risvegliata di nuovo dalla stasi perché deve ovviamente occuparsi della gestione della quinta sfera d'espansione dell'impero. Cosa vuol dire? Per chi magari non è anche lì rimasto particolarmente aggiornato e magari è ancora rimasto alla terza sfera d'espansione, la quarta non andò a buon fine. Non andò a buon fine perché i Tau, dopo gli eventi della guerra del Golfo di Damocles, di cui c'erano stati ai tempi due supplementi per raccontarla, o meglio, gli ultimi conflitti della guerra del Golfo di Damocles, perché altrimenti la guerra andava avanti da diversi anni. Fin da quando Sicarius era giovane, non era neanche un capitano, per capirci. Shadowsan, appunto, conduce con questa quinta sfera d'espansione perché la quarta è andata a merda, dopo che l'impero Tau ha cercato di creare dei nuovi motori. Non andò a buon fine, direi che è un eufemismo, ma sì, effettivamente sì. Perché nel tentativo di creare nuovi motori per le proprie navi, che avrebbero poi permesso viaggi a velocità oltre luce,
Ecco, questo tentativo non andò appunto a buon fine, perché l'impero Tau cercò di retroingegnerizzare i motori dell'Imperium. Purtroppo però non conosceva bene la tecnologia di questi motori, nel senso, fu capace di arrivare ai suoi componenti, nel senso, ok, sappiamo che questo è il pezzo che ci fa partire il motore, cioè avevano capito come funzionasse questo motore, o comunque avevano capito a sufficienza da poterne fare una loro versione. Però non avevano contato i campi Gellar. I campi Gellar sono quei campi che vengono creati durante una traslazione nel warp per proteggere la nave dal warp e quindi dai suoi abitanti, ossia i demoni. La quarta sfera d'espansione, comunque chi si occupò di creare i motori che sarebbero poi stati adottati per la quarta sfera d'espansione, ecco, loro non crearono dei motori con i campi Gellar e mandarono queste navi nel warp. Shit happens! E quindi niente, vennero praticamente quasi tutti distrutti. Quasi tutti distrutti. In realtà, nel senso, l'impero Tau, boh, aveva capito che ci fosse una che fosse successa una catastrofe, però non avevano ancora ben capito cosa fosse successo. Tempo dopo, appunto con la quinta, si scoprì che in realtà la quarta era parzialmente sopravvissuta, poco parzialmente, in un altro punto della galassia. Diciamo che, per farvi capire più dove, se avete presente dov'è l'impero Tau, quindi in basso a destra, nella galassia, la parte in cui sono andati, in cui questi motori li hanno catapultati, è letteralmente specchiata, più o meno in alto a destra. Magari non proprio esatto, ma comunque sulla parte alta a destra della galassia. Che adesso ci si è arrivati più che altro perché proprio con il volume del bene superiore è stato un po' chiarito più o meno quali i pianeti erano vicini a questo Startide Nexus. E se uno va a confrontare un po' la mappa dello Startide Nexus con l'intera mappa galattica, uno fa un minimo di confronto e vede più o meno dove si trovano. Quindi si capisce. Ci parlerai anche del demone del bene superiore? Ne parleremo anche. Parleremo anche di quello. È una cosa molto interessante. Dai, vediamo se troviamo magari il tempo di parlarne oggi. Capisco, purtroppo. Non so. Sì, magari le 11:20. Se comunque l'ora, sì, dovremmo riuscire comunque a farla. Sì. Almeno l'ora dovremmo comunque riuscire a farla. Quinta sfera d'espansione, Startide Nexus, cerchiamo di espanderci. Qui abbiamo una storia. Allora, secondo me è un volume che è già più riuscito rispetto appunto a Blood of Baal. Secondo me sono riusciti un po' di più a sfruttare le loro 20 pagine. 20 pagine che io ho detto su Facebook possono in realtà essere sfruttate enormemente. Secondo me non è un numero di pagine estremamente esiguo. Secondo me non c'è bisogno per forza del grosso libro narrativo, nel senso è ben accetto. Ma se tu vuoi portare avanti una serie di questo tipo, ovvero tanti piccoli libri che sono molto manualistici, ma hanno anche una loro storia che contribuisce magari a una narrazione generale di questa cosa dei psionici che si risvegliano e tutto questo, ma hanno anche una loro storia specifica per le fazioni coinvolte, ecco, secondo me quelle 20 pagine si possono sfruttare molto bene. Purtroppo, secondo me, questa cosa non è stata fatta completamente. Phoenix Rising, secondo me, è stata proprio una partenza
Orribile. Ma orribile perché secondo me c'è stata proprio una gestione delle pagine tremenda. Il secondo libro, secondo me, è stato gestito decisamente meglio. Magari non ci sono chissà quali accadimenti in particolare per le parti non legate ai predicatori, le parti legate ai guerrieri di ferro, le parti legate alle guerrieri di ferro e templari neri, le parti legate ai Night Lords non sono chissà che. Però, secondo me, nel loro piccolo raccontano comunque la loro piccola storia coerente. Nel senso, non sono una piccola storia che si prende piccola, si prende per piccola. Non è come Phoenix Rising che ti introduce queste cose magari fichissime di tipo, gli Homunculus hanno scoperto come letteralmente modificare una persona e renderla perfettamente umana e infiltrarla sui pianeti dell'Imperium. Mazza, non mi dici di più! Cioè, mi introduci queste cose, mi spari il duello Drazzar Jainzar, tutte queste cose, e poi tutto viene ridotto all'osso. Fate and Fury secondo me lo fa meglio. Blood of Baal, tralasciamo. Rituale dei dannati, secondo me anche lì ci siamo più o meno riusciti. Secondo me il bene superiore è un libro che effettivamente le sue 20 pagine le sfrutta degnamente. Le sfrutta degnamente. Io spero che comunque questo voglia dire che fino alla fine della saga avranno fatto dei libri almeno su questo livello. Però mi dispiace che i precedenti siano stati così così, cioè chi più chi meno. Secondo me, boh, ci sono stati magari un po' di problemi nella gestione di queste pubblicazioni. Ma il bene superiore, invece, è riuscito, secondo me, a trattare i suoi argomenti di scontri tra fedi diverse in maniera efficiente. Nel senso, secondo me, innanzitutto c'è stata una scelta acuta sulle fazioni. Nel senso, Rituale dei Dannati, nel senso, abbiamo avuto vabbè, i Cavalieri Grigi, Angeli Oscuri contro i Thousand Sons, nel senso, o magari tipo Fate and Fury abbiamo avuto i Space Marine del Caos che attaccano i pianeti, Phoenix Rising abbiamo avuto, boh, gli Eldar Oscuri, abbiamo avuto Slaanesh, nel senso, sono scelte di fazioni normali. Angeli Oscuri, Cavalieri Grigi contro Thousand Sons, magari un po' più particolare, ma è qualcosa che ci si può aspettare, perché se uno segue un po' la narrativa, o comunque anche solo conosce gli eventi che erano successi in Warzone Fenris, sai che sono fazioni che hanno dei trascorsi. E quindi quando ti dicono, ah, queste fazioni si picchiano, dici, boh, sì, me lo aspetto. Magari non tanto quanto me lo aspetto in Eldar Oscuri contro Slaanesh, perché quello è un conflitto millenario, ma se mi parli di Cavalieri Grigi e Angeli Oscuri contro Thousand Sons, non mi stupisci, perché so che sono successe delle cose prima. E quindi, boh, stanno andando avanti, cosa posso aspettarmi? Invece, l'impero Tau, finché affronta l'Astra Militarum, comunque finché affronta le difese dei pianeti imperiali, fin lì tutto normale. Quando mi introduci il culto dei Genoraptor, secondo me hai messo la chicca. Secondo me ha fatto bene. Perché avrebbero potuto tranquillamente mettere, ah boh, ci sono i culti dei Genoraptor in Blood of Baal. Detto, boh, già che abbiamo fatto i tiranidi, si beccheranno anche dei culti dei Genoraptor nel frattempo, magari, cioè, era ragionevolissimo farlo. Ma secondo me hanno fatto bene a inserirlo qua. A inserirlo qua. Vuoi che magari comunque i culti dei Genoraptor hanno le loro regole che magari sono anche relative un po' all'Astra Militarum, ok. Però secondo me è stata una piccola scelta saggia. Perché stiamo parlando appunto di fazioni in cui la loro fede, cioè la loro fede è importante, e vabbè, lì veramente spariamo sulla Croce Rossa, la fede è importante, Warhammer 40.000, vabbè, andiamo veramente facili, perché quasi ogni fazione, la loro fede è importante, boh sì,
però hanno delle fedi particolari. Nel senso, non stiamo parlando di fazioni che semplicemente venerano uno o più dei, hanno il loro pantheon, finita lì. Ma hanno fedi che hanno quel, non quel, proprio quel qualcosa in più, ma sono diverse. Nel senso, l'impero Tau venera il bene superiore, che però è un concetto. È un concetto, non è il dio o gli dei. È proprio un concetto portato avanti da una civiltà. In realtà portato avanti dagli eterei che convincono il resto dell'impero Tau ad essere d'accordo, ma vabbè. È il culto di Originoraptor che sì, magari loro sono magari più vicini al concetto di veneriamo un dio o gli dèi, però è comunque diverso, è comunque differente perché abbiamo un loro concetto del noi veneriamo i figli delle stelle. Perché sono i tirannidi che verranno a mangiarci. Verranno perché noi li abbiamo attirati, noi siamo degni e loro ci assorbiranno nella loro biomassa e niente, è tutto a posto e siamo contenti così. Quindi abbiamo appunto il culto di Generaptor che magari è stato anni, e infatti vediamo in questa storia che i Power Princes sono stati anni a coltivare ovviamente i loro culti ovviamente in questi pianeti per cercare di diffondere i figli delle stelle e adesso noi poi insorgiamo poi si dice che l'impero Tau è comunista la rivoluzione bolscevica del culto di Generator e quindi invece abbiamo l'impero Tau che arriva e dice: Eh beh, questo è il bene superiore, va che voi state meglio con noi. Infatti abbiamo una governatrice, Hyatar, se ricordo bene il nome, una governatrice planetaria che inizialmente è tentata dall'aderire al bene superiore. Contate che ci sono pure truppe Gevesa. Gevesa, io di solito dico Gevesa. Truppe Gevesa all'interno dell'impero Tau durante questa quinta sfera d'espansione. Vediamo che comunque ci sono pianeti imperiali che hanno accettato. Hanno accettato. Questa governatrice invece inizialmente pensa di farlo. Poi riceve notizia da un prete imperiale che è sopravvissuto miracolosamente a una battaglia. Riceve la notizia che questi Tau hanno ammazzato gente. Ammazzato gente qua e là. E ciò porta la governatrice a dire: No, 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 allora così non ci sto. E quindi rinnova totalmente la propria fede nell'imperatore. E quindi rimane fedele all'Imperium e cerca quindi di difendere il proprio pianeta. Sì, in fondo, quasi qualsiasi cosa è meglio che stare sotto l'Imperium. Eh sì, effettivamente sì, però nel suo caso è stato un ragionamento del tipo: io ero tentato, cioè ero tentata, però io vengo a sapere che nel frattempo tu stai ammazzando gente in giro, magari pure la mia, di gente, siamo tanto contenti delle trattative, eh. Però se nel frattempo mi ammazzi i civili, lì il contento si riduce un po'. E quindi vediamo comunque come Shadowsun, comunque come l'impero Tau stia dovendo affrontare minacce differenti. Minacce differenti perché ora sono molto più coinvolti nella scena galattica. Sono molto più coinvolti nella scena galattica perché mentre prima erano prevalentemente coinvolti in un'operazione espansionistica in cui boh, semplicemente man mano cercavano di prendere qualche pianeta, man mano espandersi nel loro angolino di galassia ed erano
prevalentemente opposti all'Imperium, avevano sì affrontato anche altro, ma a un certo punto l'Imperium era sicuramente diventato il conflitto maggiore. Adesso invece si trovano in una parte di galassia, innanzitutto localizzata nell'Imperium Nihilus, quindi nella parte oscura dell'Imperium. Quindi, di conseguenza, una parte molto più terribile di quanto sia l'Imperium Sanctus, quindi la zona in cui normalmente si localizza l'Imperium. Perciò, loro si trovano innanzitutto in una zona della galassia totalmente differente. Totalmente differente, in cui comunque il caos è molto più attivo. E gli è molto più. Cioè, non c'è l'Astronomicon, la parte isolata della galassia, quindi figuriamoci. Ma abbiamo anche altre fazioni. Comunque bisogna notare, se uno guarda un po' la parte di galassia, che i Necron sono anche abbastanza vicini a dove si trova lo Startide Nexus. E perciò abbiamo un impero Tau che ora deve veramente affrontare l'idea di essere comunque ancora una fazione piccola. Perché non si rendono conto di essere ancora una fazione estremamente minore rispetto ai domini posseduti, invasi o comunque in cui sono presenti tante altre fazioni, anche solo gli orchi. Dici, poi loro non è che dominano magari tanti pianeti, però sono diffusissimi. Tante altre razze, appunto, hanno dominio ovunque. I Necron, sì, magari tanti sono ancora addormentati, certamente, ma comunque hanno tantissimi mondi tomba. Anche gli Eldar, sì, sono gli Arcamondi, sono meno, ma sono comunque diffusi molto, hanno un'intera rete per spostarsi nella galassia. Stessa cosa per gli Eldar Oscuri, che poi loro hanno Komorag. E quindi l'Impero Tau deve fare i conti con questa cosa. Prima non ne stava facendo così tanto i conti, perché aveva un fronte principale, doveva occuparsi di quello, al massimo c'era qualche minaccia minore, ma boh, cioè, il focus era ben evidente. Ora sono divisi, perché comunque le forze armate sono quelle. Sì, allora, pian piano magari aumentano, ma devono contare che mentre prima avevano l'Impero Tau base, cioè la parte in basso a destra della galassia, adesso invece hanno tutta questa parte divisa in cui bisogna gestirla. Bisogna gestirla e bisogna difenderla. Perché all'inizio del libro ci viene mostrato un conflitto breve tra l'Impero Tau, oltre, cioè intorno allo Startide Nexus e la Guardia della Morte. La chiamerò Death. E la Death Guard, la chiamerò Death Guard perché non c'ho voglia di tradurlo ogni volta, lo chiamo sempre Death Guard. Questa Death Guard attacca lo Startide Nexus perché vuole attraversarlo. Il punto è che l'Impero Tau allo Startide Nexus, Startide, Madonna che nome difficile. Allo Startide, ai Nexus. La risolviamo dicendo ai Nexus. Non c'ho voglia più di ripetere Startide. Ai Nexus che punta diretta in mezzo all'impero. Nel senso, non è una cosa per cui siamo partiti dall'angolino proprio in fondo all'impero. E poi siamo partiti verso la nuova sfera d'espansione. No, 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 no. Loro sono partiti da bellamente in mezzo all'impero. Quindi se qualcuno passa per sto Nexus, ci
ci arriva dritto, dritto dentro. Non, nel senso, non deve affrontare niente per entrarci. Letteralmente, se una fazione arriva dal Nexus, la trova molto più facile rispetto a qualcuno che era magari nella guerra del Golfo di Damocles. Quindi, il bene superiore ci fa ben capire che l'impero Tau, sì, ha la sua quinta sfera d'espansione e se la sta cavando, ma non è nella migliore delle situazioni. Non è assolutamente nella migliore delle situazioni. Oltre a questo, abbiamo questi scontri tra fedi diverse. I culti dei Generator sono particolarmente, anzi, sono divisi tra una felicità e inquietudine riguardante il loro numero di Magus. Loro notano Startide Nexus. Hanno questo dubbio sul cosa pensarne, perché inizialmente ci viene detto che alcuni credono di non essere degni, nel senso, non vedono i tiranni di arrivare, vedono crescere sempre di più i magus e una certa credono di non essere degni, di dire, noi continuiamo a crescere, continuiamo addirittura ad avere tutti questi magus. E non ci arrivano i nostri, quelli che veneriamo, non siamo degni del loro arrivo. Altri invece l'accolgono molto meglio. Pauper Princes, infatti, pare lo accolgano come invece come un dono, come un dono appunto dai figli delle stelle, dai Star Children, che gli stanno dando qualcosa in più per affrontare le orde dell'impero Tau, le orde dell'Imperium, che però vabbè, l'Imperium dici, boh, fino a quel momento loro stavano semplicemente seminando discordia e aumentando i numeri del proprio culto, però la vedono come un, ah, evidentemente sapevano che l'impero Tau sarebbe arrivato e quindi i Magus sono aumentati, possiamo affrontarli meglio. Quindi, secondo me, questo supplemento ha colto meglio il punto. Ha colto meglio il punto perché, boh, secondo me, ha quelle chicche in più che riescono a sfruttarle meglio, appunto, le 20 pagine classiche ormai di questi libri di risveglio psichico. Inoltre, ogni libro di risveglio psichico, ogni libro di risveglio psichico ha due pagine finali. Due pagine finali che si chiamano Echi del risveglio, Echoes of Awakening, in cui abbiamo svariati eventi che sono a volte messi come citazioni, a volte messi come report, cioè comunicazioni, rapporti da parte di gente sparsa nella galassia, che parla dei loro avvenimenti, degli avvenimenti che succedono nelle loro parti di galassia. A volte sono eventi completamente, diciamo, standalone, nel senso eventi che iniziano e finiscono con questo piccolo rapporto. A volte sono relativi ad altri libri di risveglio psichico. Questa è una cosa che mi fa piacere, ammetto. È una cosa che mi fa piacere perché, anzi, spero di vederne di più. Perché sono eventi che, se sfruttati bene, possono mettere quell'informazione in più all'altro libro. Nel senso, il libro magari finisce in un modo, o magari comunque a quella parte di trama che è arrivata fino a un certo punto. E secondo me, quegli echi del risveglio possono aggiungere quel poco di informazione aggiuntiva alle informazioni note. Perché, ad esempio, abbiamo degli echi del risveglio
sul rituale dei dannati. Sui rituali dei dannati, perché abbiamo detto, abbiamo ben due rapporti riguardanti a, purtroppo abbiamo perso soldati, cioè degli angeli oscuri, non siamo riusciti a riprendere il seme genetico. E stessa cosa dicono i cavalieri grigi, che dicono, purtroppo abbiamo avuto queste perdite, il seme genetico non siamo riusciti ad ottenerlo, chissà cosa ci farà Magnus. Dacci il tuo parere sul momento più epico e il momento più drammatico del libro. È difficile perché. Momento più epico e momento più drammatico. Fammi pensare. Secondo me, momento più drammatico. Allora, difficile perché comunque sono libri la cui narrativa non. Per quanto possa essere sfruttata bene. Il tempo di rendere magari tanto epico e tanto drammatico un punto deve essere preso tramite effettivamente più pagine, secondo me. Quindi è difficile rendere abbastanza drammatico un momento. Secondo me, comunque, l'idea che la Death Guard sia comunque per un attimo. Si sia per un attimo avvicinata al centro dell'impero Tau, facendo comunque capire, magari velatamente, che l'impero Tau può essere vulnerabile. Secondo me quello è un momento drammatico. Magari non ci viene comunicato in maniera totalmente esplicita. Ma secondo me sarebbe degno del suo di un maggiore approfondimento. Secondo me, non un'intera storia al riguardo, veramente anche solo in mezzo a qualche storia dell'impero, far capire che quell'avvenimento no, è successo, nel senso è stato rilevante, gli ha fatto veramente capire che devono fare attenzione. Epico invece. Epico, guarda, forse lo trovo ancora più difficile trovare il momento più epico, perché appunto ci viene tutto mostrato come un grosso riassunto degli eventi, quindi un momento epico. Purtroppo non abbiamo i momenti epici come ce li abbiamo avuti in pressoché tutti i supplementi narrativi dalla settima edizione a questa parte, perché. Avevamo i pezzi narrativi, ma nel senso non solo di racconto gli eventi che stanno succedendo, ma quei box scritti in modo romanzato. Quei box erano una parte in più che ti coinvolgeva veramente tanto nella storia di questi supplementi. E effettivamente sono proprio quei pezzi che vengono maggiormente ricordati. Purtroppo non ci sono. Purtroppo non ci sono in questi libri. Posso capirlo, perché ci sta che magari non ci siano, però spero che comunque sia solo una cosa dettata dal fatto che sono libri piccoli. Buondì, Ares Warrior 999. Buongiorno. I migliori li ho trovati nel Codex dei Necron di Terza. Beh, se parliamo proprio di tutti questi dei box, beh, allora sì, il discorso si espande ancora di più. Perché appunto parliamo di tutti i box narrativi. Il Codex Necron di Terza ne ha di veramente belli. Però appunto, ammetto che non saprei trovarti il momento più epico. Non voglio trovarne uno forzatamente, perché non saprei trovarlo. Poiché non ci sono, secondo me, le basi per averlo. Si parla di risveglio psichico, il bene superiore, che sarebbe il quinto libro di risveglio psichico. Sì. Secondo me non c'è un momento più epico proprio perché non abbiamo questi pezzi. Questi pezzi narrativi, romanzati, che dir si voglia.
che ti coinvolgono maggiormente, che ti mostrano magari l'introspezione magari di Shadowsan, che ti fanno capire cosa pensano certi personaggi. Perché secondo me è un dettaglio che avrebbero potuto inserire con i racconti gratuiti che mettono su Warhammer Community. I racconti gratuiti che mettono su Warhammer Community, sì, di per sé li leggi e non sono brutti, ma sono prevalentemente dei prequel o comunque tie-in di piccole storie che alla fine non contano così tanto. E secondo me anche lì si poteva fare uno, si poteva, uno, potevano sfruttare meglio. Potevano sfruttare meglio perché magari dopo l'uscita del libro, prima dell'uscita del libro, mi fai dei racconti che si inseriscono, ma proprio, ma di punta di lancia dentro la narrativa di sti libri. Fammi qualcosa che magari mi fa capire che Shadowsan è lì, che sta attendendo l'arrivo della Death Guard, o comunque anticipami questo scontro mettendomi un racconto breve che mi fa capire quanto questa cosa li stia preoccupando. Dopo che è uscito il libro, fammi un racconto in cui ci sono dei personaggi che ragionano su questi eventi, che ragionano su cosa hanno subito, magari anche non a livello negativo, magari hanno vinto, ma che ragionano su questa vittoria, ragionano su cosa vuol dire, su cosa hanno capito da questa vittoria, se invece se è una sconfitta, cosa hanno capito da questa sconfitta, qualunque sia l'esito, comunque. Qualcosa che si inserisca meglio. Insomma, il tuo voto è: l'autore è bravo, ma non si applica. Sì, perché io comunque lo so che gli autori di questi libri sono gli stessi, nel senso, io so che sono coinvolti sempre persone come Andy Clarke. Io so che Andy Clarke, che oltre a essere un buon autore di romanzi, di Black Library, è comunque quello che si occupa, almeno quanto ho capito per ora, maggiormente della storia dei supplementi. Non so se magari lui adesso si sta occupando d'altro o magari almeno per ora, almeno magari il risveglio psichico è gestito maggiormente da qualche altra persona. Però, come anche Phil Kelly, lo so che anche Phil Kelly è coinvolto, sono persone che io lo so che fanno storie interessanti. Però non so perché, non lo so, non voglio inventarmi motivi, ma se, non capisco perché ci siano state queste gestioni fallaci, che non sono fallaci. Ecco, ciò che voglio farvi capire è che la mia magari delusione rispetto a certi aspetti di queste narrazioni di risveglio psichico, ecco, c'è un livello di delusione maggiore che è dettato dal fatto che io sappia che possono fare di più. Che è un po' il classico tipo, un po' il classico professore che magari si incazza perché lo studente può fare di più e appunto non si applica, cose del genere, ma più che altro perché ne ho visto gli esempi. Non è il professore che pensa che lo studente possa fare di più, ma magari non l'ha mai fatto. No, perché io vedo magari i supplementi precedenti, o comunque anche alcuni supplementi proprio di risveglio psichico, che sono di una qualità nettamente superiore. Fate and Fury, nel suo piccolo, ha comunque la sua narrazione coerente, che ha, dici, mi coinvolge il personaggio importante, ma mi coinvolge il personaggio importante nella sua cosa, che non mi crea enormi aspettative su grandi trame, fa il suo dovere. Fa il suo dovere e poi in mezzo ci mettiamo questi raccontini gratuiti che appunto sono quel pezzo di pane che dici sì, vabbò, lo mangio, ma sinceramente magari potevi metterci qualcosa su sto pezzo di pane se proprio dovevi darmelo. Perché si poteva fare molto di più. Cioè, tutto si può riassumere veramente con un si poteva fare molto di più.
Perché sti raccontini carini, ma boh, abbastanza sterili. Nel senso, se io non li leggo, non me ne frega niente. Da una parte dici, ok, vabbè, non me li rendi magari essenziali. Ok, perché magari si perdono nei racconti vecchi e tu magari vai a recuperare i libri e non capisci una cosa perché non ti sei beccato il racconto gratuito che è uscito 7 milioni di anni fa. Ok. Ma allo stesso tempo, diamine, fammi dei racconti che siano veramente interessanti da leggere. Cioè, se tu compri l'edizione Deluxe Collection o quel che è, di sti libri di risveglio psichico, ti trovi questi racconti in cartaceo. Trovi sti racconti gratuiti stampati su carta. Ce l'hai lì, quindi ce l'avrai sempre. Tu li leggi e dici, wow, non me ne è fregato assolutamente nulla. Perché, boh, potevi cambiare qualche nome e lo potevi inserire, e potevi inserire questa storia in un altro contesto totalmente diverso. Perché, boh, cioè, sono appunto storie molto carino, ok, passabile. E quindi, boh, tutto lì. Wow, ho speso 120 euro per niente, grazie GV. No, ho speso 120 euro. Cos'è che costava 120 euro, scusami? No, una scatola? Che cos'è? Ora Blood of the Phoenix, magari? Cosa intendi? Era per dire. Ah, ok. No, no, perché allora, effettivamente Blood of the Phoenix era uno scatolozzo e la storia era anche validina, però, appunto, era letteralmente un complemento a Phoenix Rising, che era un libro incompleto. No, allora, l'edizione collection ti costa 65 euro. Ti costa 65 euro rispetto magari a quella trentina, perché tu magari lo prendi appunto perché c'ha la copertina fichissima, c'ha quelle pagine in più, va bene. Però, appunto, se sono addirittura racconti che per un'edizione da collezione, un'edizione deluxe, me li metti in cartaceo, tu ti aspetti che andando a leggerli, siano dei racconti che si inseriscano in qualche modo nella narrativa, che non siano appunto solo dei piccoli raccontini di cui abbiamo messo qualche nome che ci fa capire che avvengono intorno a questi accadimenti del relativo libro di risveglio psichico e boh. E secondo me, appunto, si poteva tranquillamente sostituire o comunque compensare la mancanza di quei box narrativi che ci coinvolgevano maggiormente nella storia tramite questi racconti. Non lo so. Per me, veramente, io spero che magari, man mano che arriviamo verso la fine di questa serie, ci siano magari un po' di miglioramenti. Nella collection c'è il paginone centrale con il nudo delle sorelle guerriere. Mi dispiace no, mi dispiace no. Che poi, ragioniamoci, perché il nudo delle sorelle guerriere, noi stiamo parlando di sorelle guerriere che si pigliano cazzotti, proiettili, lanciafiamme, mazzate addosso tutti i giorni e tutte le ore. Quindi non lo so, cioè, con tutto il rispetto, per le forme femminili delle sorelle guerriere, ma io non lo so, quanto siano piacevoli da guardare. Perché secondo me, dici, sì, magari c'è qualche modello non riuscito, qualche faccia non riuscita dei modelli delle sorelle guerriere, però gli artwork ci fanno ben capire, finalmente, che non sono le waifu col rossetto, fantastiche, bellissime, che non perdono mai il trucco, ma sono delle cazzo di donne guerriere che sono cazzute qua, tanto quanto gli Space Marine. E come gli Space Marine hanno mezze facce deturpate, i bulloni in testa, le cicatrici e perdono i capelli perché ne fanno più, e tutte queste cose, anche le sorelle guerriere subiscono le stesse cose. Si potrebbe sempre farlo presente su Warhammer Community. Ultimamente sembra che la GW stia ascoltando un po' di più la gente. Vero. Secondo me può essere una cosa utile. Si può provare. Come la tizia di Rollerball. Sono ignorante. Cos'è Rollerball? Sono stupido.
Spiegami. E quindi, boh, sì, innanzitutto, fermo restando che appunto, secondo me le sorelle guerriere, con calma, che, non lo so, ha detto, secondo me l'hanno finalmente rese bene negli Artok, finalmente rese bene come le grandi guerriere che sono, che appunto non sono le donne che non perdono mai il trucco in battaglia. Vero personaggio femminile di Transformers 4? Un remake di un grande film degli anni 70. Esiste solo un Rollerball e quello del 76. Ah, ok. Purtroppo non lo conosco. Lo guarderò. Magari è un film che ho già sentito e non me lo ricordo adesso, Però mi dispiace. Purtroppo ammetto la mia ignoranza al riguardo. Mi informerò. Anche perché comunque a me piace molto recuperare vecchi film. Se so essere appunto film importanti per la storia del cinema, quindi mi informerò bene al riguardo. Gente che muore mentre gioca a calcio. Ok, hai la mia attenzione. Hai la mia attenzione, va bene. Fantastico. Mi informerò al più presto adesso. Io finisco questa live e io vado a vedere che cosa sia. Comunque abbiamo fatto l'ora, dai, abbiamo fatto l'ora di live. E quindi, sì, boh, si può anche pensare di farlo presente su Warhammer Community. Perché, allora, voglio dire che, voglio sperare, anzi, che, sì, poi mi interrogate. Ok, ci sto, prossimo venerdì. Ricordatevelo. Cerco di, allora, mi informo. Cerco anche di guardarlo. Va bene? Ci stiamo? Testimoni, eh? Appuntamento, eh? Io mi aspetto prossimo venerdì le domande. Magari non nel dettaglio, proprio da tipo persona che l'ha guardato 8 volte di fila, però. Da persona che l'ha visto. Dai, si può fare. Challenge. Quindi voglio sperare. Che succede? Voglio sperare che questo risveglio psichico, una volta finito tutto, e poi parlerò anche di secondo me cosa potremmo vedere post risveglio psichico. Parleremo anche di quello, ci sarà il suo tempo. Ma voglio sperare che tutto ciò porti a una narrazione molto più potente. Perché allora, bisogna dire che tutto questo risveglio psichico dura da 100 anni. Perché? Perché gli eventi di Fate and Fury accadono fin da prima della Cicatrix Maledictum. Se uno legge attentamente, nota che gli eventi inizialmente sono pre-Cicatrix. Poi ti fa notare che Corferon nota: ah, arrivò la Cicatrix Maledictum, e quindi mise in moto più velocemente i propri piani perché c'erano un po' di casini in corso. Quindi già lì il risveglio psichico è iniziato, cioè è iniziato subito ad avvenire. E poi questi altri libri di risveglio psichico sono piazzati in diversi punti della storia, nel senso non sono uno dopo l'altro, non sono contemporanei. Fate and Fury appunto è effettivamente quello più indietro, perché appunto parte da prima ancora che si crei la grande fenditura, ma abbiamo Blood of Baal che è immediatamente successivo alla fine della loro battaglia su Baal appunto. Ed è una battaglia che per loro è durata qualche mese, ma in realtà per il resto della galassia sono passati 70 anni, quindi è posizionata 70 anni dopo l'apertura della Grande Fenditura. Abbiamo invece Rituale dei Dannati, basandomi un po' sulle informazioni, mi pare che sia intorno alla fine della crociata Indomitus o comunque lì, comunque dopo. Bene superiore, considerando che ci sono report sul fatto che il rituale dei dannati sia già avvenuto
e ulteriormente dopo. Phoenix Rising mi pare che anch'esso sia poco tempo dopo l'apertura della grande fenditura, quindi sono sparsi in un periodo di oltre un secolo, se un secolo è qualcosa, un secolo è poco più di un decennio. Nick, se parli del demone del bene superiore, parleresti anche dell'Angelus qualcosa, quel demone evocato dalle sorelle guerriere? Sì, ci possiamo fare un... Possiamo fare una live su gli spiriti. Su, nel senso, queste cose tipo di santi, non santi, demoni creati appunto da emozioni. Sì. Possiamo farlo, ma comunque adesso ne parliamo brevemente prima di staccare. Non voglio di nuovo lasciarti con l'amaro in bocca di dover aspettare una prossima live per avere una risposta. Quindi, ma l'Imperium ha recuperato i mondi a est della Cicatrix? No, almeno, aspetta un momento. Tanti mondi sono stati persi, tanti sono comunque difesi, cioè c'è comunque ancora tutto un Imperium lì, che ovviamente è in difficoltà, ma resiste, nel senso. Contiamo sempre che com il comandante Dante degli Angeli Sanguinari è il reggente dell'Imperium Nihilus, è stato nominato da Gilliman reggente dell'Imperium Nihilus. Come tanta gente si sta occupando delle proprie zone, di difendere, fare, riconquistare. Quindi, nel senso, non è proprio che ha perso proprio tutta una metà di galassia. L'Imperium è lì, solo che comunque arranca maggiormente. Quindi, secondo me, o meglio, io spero che dopo questo secolo di eventi si ritorni, o comunque sia tutta una preparazione almeno a un libro come è stato recentemente Wrath of the Everchosen, per Age of Sigmar. Essenzialmente un libro narrativo come ad esempio 40K ha avuto precedentemente Vigilus. Che sia uno, che sia due, ma comunque che tutto ciò serva a qualcosa. Cioè, nel senso, tutta sta premessa del risveglio psichico me la vorrai fare per arrivare a un punto. E io spero che tutta questa cosa sia una preparazione a un evento più bello. Cioè, nel senso, almeno a un libro che giunga a un dunque in questa storia. Lo spero. Abbiamo comunque l'Adepticon a fine marzo, in cui dicono che 40.000 la più grande presentazione che c'è mai stata. Ci sta, perché effettivamente non è che le fate da tantissimi anni, quindi se dite più roba è la più grande, ragionevole dirlo. Però ovviamente la si gonfia. Quindi vedremo. Potrebbe essere che, dato che comunque hanno già annunciato il libro del Mechanicus, Cavalieri Imperiali, Cavalieri del Caos e tutte queste cose, ci stiamo comunque avvicinando alla fine di questo risveglio psichico. Chissà che, dato che comunque l'Adepticon, comunque questi eventi mostrano anche cose lontane mesi, 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 speriamo che questo Adepticon ci dia qualcosa. Ci dia magari la prima reveal su ciò che verrà dopo il risveglio psichico. Già che ci dicono proprio che per Warhammer 40.000 sarà grossa, parleranno di un po' di tutto, ma per 40.000 ci hanno proprio messo il pugno chiuso a dircelo, a cazzotti ci hanno messo, guarda che figa di Warhammer 40.000. Boh, io spero lo sia, cioè spero sia veramente qualcosa di interessante. Sicuramente spero sia interessante a livello modellistico. Per carità, ma spero che appunto sia anche qualcosa del tipo: oh, vi siete beccati, sti libri. E adesso magari, per la sofferenza subita, vi beccherete anche qualcosa di ben più figo. Magari. Speriamo. Volendo parlare un attimo del demone del bene superiore e dell'Angelus qualcosa, perché anch'io ammetto che non mi ricordo la seconda parola, e lo chiameremo Angelus qualcosa.
Il demone del bene superiore, e capisco che magari alcuni sgranino gli occhi, tipo, demone del bene superiore, cosa diavolo vai dicendo? Il demone del bene superiore si chiama così perché non ha ancora un vero e proprio nome e non so se lo avrà. Si tratta di un'entità creatasi nel warp proprio a causa della fede dell'impero, della razza Tau. La razza Tau, per quanto poco sensibile al warp, quindi per quanto quanto i riflessi delle loro anime siano flebili nel warp, sono comunque presenti. Sono comunque presenti e nell'arco comunque di un bel po' di anni e comunque tanti Tau. Perché dici, sì, è sicuramente una fazione piccola, ma è sicuramente più grande di tante altre specie Xenos senzienti, ma estremamente minori. E in questo caso parliamo anche comunque di un impero che ha anche altre razze. Benvenuto Sarlacc. Ridammi Boba Fett. Ridammi Boba Fett, sputalo. Questo demone entità, appunto, è nata, come si vuol dire, proprio dall'impero Tau che crede, con calma, che crede nel bene superiore. Ah, il bene superiore come concetto non è, appunto, un singolo dio, ma è un concetto in cui loro credono fermamente come se fosse appunto fondamentalmente una religione. Non avendo mai giocato Tau, non ho mai capito cosa sia il bene superiore. Ma allora, il bene superiore appunto non è un dio. È è una dottrina. È una dottrina che però non è che dice ha delle regole ben specifiche, semplicemente è un comportamento, è semplicemente così, manda avanti il bene dell'impero Tau per il bene superiore. Il bene superiore è il stare nel nostro impero, espanderlo secondo questi canoni di tecnologia, di espansione, di progresso e tutte queste cose. E anche il cane è contrario ai Tau. I cani non si uniranno all'impero Tau, ma staranno con l'Imperium. E quindi, è appunto tutto questo insieme di cosa manda avanti l'impero Tau. Ridatemi la verità imperiale. Bravo! La verità imperiale è giusta. Quindi abbiamo questo bene superiore che appunto è un concetto, è un insieme di cose, di comportamenti, di ideologie. Questa ideologia appunto si è formata. C'è stata abbastanza fedeltà da crearne un riflesso nel warp. Quindi la quarta sfera d'espansione stava per essere distrutta dal caos, se ricordo bene da Tzinch. Ma questa entità, legata al bene superiore, li ha salvati. Li ha salvati pochi, perché mi pare tipo un quarto, forse un po' di meno pure. Wallalag vince il premio battuta astropatica. Miglior amico dell'uomo, dopo tutto, non dei Tau. Giusto, giustissimo. Giustissimo. E quindi sono stati salvati ed è un'entità particolare, nel senso, è intervenuta solo adesso per salvare i propri fedeli. Secondo me si tratta di un'entità che non è ancora abbastanza potente da poter agire
al di fuori del warp. Nel senso, l'abbiamo vista appunto agire solo nel momento in cui i Tau per la prima volta sono entrati nel warp. Prima, no. Questa entità era comunque già presente, non sappiamo esattamente quando sia nata, ma era già presente in modo tale da aver agito in quel momento. Era lì, i Tau sono arrivati nel warp, questa entità li ha protetti. Quindi esisteva già. Ma evidentemente non è ancora abbastanza potente, abbastanza grande, vuoi perché comunque per il numero di fedeli comunque grande ma non abbastanza, vuoi magari anche per questioni di tempo. Bisogna contare che Nargol, Khorne e Tsinch hanno acquisito coscienza dopo milioni di anni. Loro esistevano, cioè erano forze esistenti fin dalla guerra nei cieli, milioni di anni fa, dei Necron Tyr contro gli antichi, eppure loro hanno raggiunto coscienza intorno ai periodi, ai nostri periodi, al nostro medioevo. Loro sono nati, la peste del 300 è stata causata dalla presa di coscienza di Nargol. E mi pare che più o meno le crociate siano corne invece. Poi sono cose un po' lì buttate nell'aria e non sono proprio fisse fisse come cose, ma sono comunque, hanno preso coscienza nel Medioevo. Quindi ne sono passati di anni, solo per prendere coscienza. Poi ovviamente lì magari dici perché effettivamente i fedeli erano un po' più... Il caos magari non è che è proprio io venero Khorne, ma magari io venero questa cosa che mi pare essere legata alla rabbia e alla furia e alla guerra e all'onore in duello. E quindi magari non è, è già una cosa più indiretta. Loro invece sono proprio il bene superiore, ce l'hanno già fisso, vanno dritti al punto. Vado a pizzare Cantellono Do. Ah, ok, di protesta alla GV. Giusto. Si protesta per questa cosa. Se escono i demoni Tau. No, no, i demoni no. I demoni non credo proprio. Ma perché proprio stiamo parlando di un'entità singola. Cioè, a malapena hanno creato un'entità un po' grande per far qualcosa. Quindi no. Demoni sicuramente no, ma hanno creato una sorta di mini dio. E quindi io spero che in futuro si sappia di più, si scopra qualcosa in più. Magari diventerà leggermente più potente in modo da fare qualcosa nello spazio materiale. Chissà, sarà interessante effettivamente scoprire anche questa cosa. L'Angelus qualcosa invece. Quello mi ha lasciato molto perplesso, ma non in negativo, nel senso, non nominate i Tau vicino al cane, per carità. Sta piangendo perché non stiamo pregando l'imperatore. E questo Angelus qualcosa mi ha lasciato perplesso, ma perplesso semplicemente perché, vedete, non ho capito cosa sia. Cioè, quando l'ho letto, non ho capito cosa fosse. Che effettivamente, nel senso, abbiamo questa manifestazione di boh, questa manifestazione santa di spiriti e miracoli, però non c'è stato un santo imperiale che ha fatto qualcosa. Ricordiamo sempre che i santi imperiali alla fine sono psionici. Sono psionici. Magari l'imperatore riesce effettivamente a darci quella spinta in più dalla sua sedia dorata, ma sono comunque di base persone psionicamente dotate. Magari fino a quel momento erano solo psionicamente latenti, ma magari hanno subito appunto un risveglio, perché comunque questi risvegli succedono da ben prima di questo evento. Eufrati Killer, esatto, bravo Ares.
Fammi uscire la lore. Bravi, mi piace quando mi sapete fare gli esempi. Complimenti. Quindi, abbiamo personaggi di questo tipo che però quando è successo questo Angelus, che poi comunque è un nome dato dai servi dell'Imperium che stavano combattendo lì, che hanno detto, boh, sta roba che è successa, gli abbiamo dato questo nome. Però vai a capire, non c'è un santo imperiale in mezzo. E il fatto che certi spiriti dei morti tornino non è nuovo. D'altronde, nel 41esimo millennio, durante una battaglia su Macragge, abbiamo letteralmente visto Remus Ventanus, antico capitano ai tempi dell'eresia di Horus ed ancora prima nella Grande Crociata, letteralmente alzarsi in piedi e il suo spirito andare a picchiare i nemici degli Ultramarine. E quindi non è una cosa nuova. E possiamo anche nominare la Legione dei Dannati per andare proprio sul facile conosciuto da tanti. Quindi qui su qualcosa, vabbè, lì poi è molto più esoterica come cosa. Però proprio spiriti che si rialzano, dico, sì, non è nuovo, ma la causa? Stiamo veramente vedendo l'imperatore capace di nuovo, cioè capace di agire in qualche modo da qualche parte? Perché nelle sezioni Echi di risveglio, Echi del risveglio, ci sono tante citazioni di persone pazzi che blaterano il fatto che l'imperatore si sia mosso, l'imperatore ha fatto questo e voi non lo sapete, ma l'imperatore in realtà è tutte queste questi urla da predicatore. Anche il capitano dei Cavalieri Grigi che evoca gli spiriti dei suoi compagni caduti. Sì, appunto. Quindi, dico, non sono cose nuove. Però, appunto, non essendoci magari il santo imperiale di turno che fa qualcosa di questo tipo, mi viene quasi da pensare che, boh, magari l'imperatore è veramente, cioè, queste persone che durante questi libri di risveglio psichico più volte millantano il fatto che l'imperatore faccia cose, cioè abbia fatto qualcosa dal suo trono d'oro, o stia facendo, magari non hanno tutti i torti. Nel senso, non è che adesso dico sì, ma adesso l'imperatore si rialza tranquillo, tranquillo, e torna, esce il modello, tutto a posto. No. Ma magari, proprio con questi eventi, secondo me, se si tratta di imperatore, stiamo vedendo una sorta di nel male possiamo sfruttare la grande fenditura. Ossia, l'imperatore agisce nel warp Astronomican, proietto l'energia dell'Astronomican nel warp, e quindi comunque c'è un riflesso nel warp dell'imperatore. C'è, infatti, ai tempi poco post-eresia, Abaddon, Caion, Ucris e Telemacon vedono lo spirito dell'astronomico. Il cane non è contento di aver parlato di spirito dell'astronomica perché è eresia. Non accetta. Non esiste. L'imperatore è uno e non c'è nient'altro. Vedi, non è soddisfatto. E quindi vedono lo spirito dell'Astronomican. L'Astronomican ha talmente tanta energia che si manifesta uno spirito, che riesce a convogliarsi e a unirsi in uno spirito fisico, temporaneamente. Quindi, se c'è la grande fenditura, potrebbe essere che, nel senso, stiamo facendo una sorta di ponte. Nel senso, imperatore, Astronomican,
lo proietta nel warp. Dal warp lui magari riesce ad agire come i demoni escono liberamente dalla grande fenditura, e gli dei del caos riescono ad agire maggiormente grazie alla presenza della grande fenditura, proprio come un tempo, durante l'eresia di Horus, riuscivano ad agire maggiormente grazie alla presenza della tempesta della rovina che copriva praticamente tutto il regno di Ultramar. Magari, ed è una mia ipotesi, magari sta facendo la stessa cosa l'imperatore, avendo un'influenza tramite l'astronomica nel warp, attraverso la grande fenditura. Appunto, nel senso, fa un ponte, così, fino alla grande fenditura, e poi proietta il suo potere in questo modo. Potrebbe essere un'ipotesi. Potrebbe. Vedremo. Quindi, ragazzi, con questa mega ipotesi rivoluzionaria fichissima, vedremo se sarà realtà anche solo minimamente. Ci lasciamo così. Ci lasciamo così. Ci vediamo la prossima settimana. Giovedì, sempre Vermintide, andremo avanti. Vedremo quanto riusciremo ad andare avanti in Vermintide 1, sempre magari accompagnando un po' di scoperta della lore dell'impero e dei personaggi e dei posti che visiteremo in questo videogioco. Venerdì, invece, vediamo di parlare. Non lo so, allora, potremmo effettivamente già parlare nello specifico di altri eventi di questo risveglio psichico. Ma comunque vediamo. Ricordate sempre che voi potete comunque anche esprimere il vostro parere su futuri argomenti, che sia sul canale Telegram o sul gruppo Telegram. Il canale Telegram trovate già il link nella descrizione del canale sotto, tra le informazioni, c'è cioè il link apposito per accedere. Se volete invece entrare nel gruppo Telegram, se voi entrate nel canale Telegram, c'è subito in basso a destra il pulsante Unisciti. Grazie al pulsante Unisciti voi potete immediatamente unirvi al gruppo Telegram per discutere di tante cose, di Warhammer, avere una bella chat sempre attiva con tanta gente simpatica. Sul canale, invece, se io faccio un post, potete tranquillamente o rispondermi nel gruppo o rispondere direttamente nei commenti del post. Quindi magari dirmi: oh, mi piacerebbe quest'altro argomento, sarebbe interessante quest'altro, approvo l'argomento che hai proposto. Comunque, potete esprimere la vostra opinione al riguardo. Vi ricordo anche che se avete Amazon Prime, se avete Twitch Prime, perché se avete Amazon Prime avete Twitch Prime, vedo che Ares Warrior ce l'ha, mi pare, perché questa è l'icona di Twitch Prime, vero? Sì. Potete fare l'abbonamento gratuito a un canale. Se non lo fate già qualcuno, potete farlo qua. Io vi invito, sperando di portare contenuti che continueranno ad interessarvi. Se voi, se avete Twitch Prime, potete tranquillamente sottoscrivere un abbonamento gratuito a un qualsiasi canale. Ogni mese ne avete letteralmente. Avete un buono, fondamentalmente. Avete un buono che potete spendere su un qualsiasi canale. Scusa, ma supporto già il Cerbero Podcast. Non lo conosco. Non lo conosco. Ma poi non c'è bisogno di scusarsi, figurati. Live improvvisa dedicata all'interrogazione sul film di Rollerball. Ovviamente, ovviamente. Per chi si abbona il nome dell'Angelus qualcosa. Sì, no, comunque adesso dico, per chi ha effettivamente Amazon Prime, ha di conseguenza Twitch Prime e può effettivamente sottoscrivere un abbonamento gratuito di questo tipo. Ci saranno ovviamente le anteprime degli articoli, ci saranno work in progress dei prossimi momenti BG, quindi tra poco effettivamente vorrei buttare fuori un'anteprima di momenti BG 53. Quindi, se siete interessati all'argomento di Caradron, Overlords di Warhammer Age of Sigmar, e volete saperne molto di più, potete avere un'anteprima. O comunque, se vi interesseranno magari futuri argomenti, potete sempre avere queste anteprime. E poi, nel senso, se la cosa poi cresce, ovviamente ci saranno anche vantaggi maggiori, nel senso tipo magari live esclusive. Sto pensando anche se si riesce, poi stavo anche pensando dei giveaway. Live sul gioco di ruolo di Age of Sigmar.
È la cosa che avevo detto già in una live. Non so se riesco. Perché video ASMR. Oh. Perché live di gioco di ruolo sono cose che mi piacerebbe tantissimo fare. Purtroppo io già ho difficoltà a trovarmi con i miei amici per giocare normalmente a D&D. Trovare anche un gruppo per anche fosse con lo stesso gruppo, trovare un giorno o comunque trovare magari anche un altro gruppo per giocare a Age of Sigmar. Viene difficile. Però magari a lungo termine si potrebbe fare. Ah, sul gioco di ruolo, parlarne. Allora sì, quello sì. Quello si può fare. Buonissima idea. Vediamo, poi discutiamo di cosa si può fare sulla la prossima settimana. Però effettivamente anche parlare insieme del gioco di ruolo può essere un buonissimo argomento. Sì. Anche perché comunque una live anche dedicata a Warhammer Age of Sigmar ci sta, cioè nel senso, giustamente è giusto dare un po' di live anche a Age of Sigmar, cioè facciamo, riequilibriamo un po' le cose, vedremo, vedremo. Quindi, detto questo, chiarite un po' le ultime cose, ci vediamo la prossima settimana. Giovedì gameplay di Vermintide, venerdì invece discussione, vedremo bene su quell'argomento. Diamo a Sigmar quel che è di Sigmar. Ha! So, off topic a proposito di GDR, ha mai giocato Vampire the Masquerade? Purtroppo no, mi manca. So chi è appassionato, tipo admin di Sesso, Droga e D&D, me l'ha fatto presente, la sua passione, anche simpatico. E quindi, prossima settimana è stato un grande piacere discutere di risveglio. Con voi di risveglio psichico, mi dispiace un po' per le delusioni miste o cose decenti che mi sta dando, ma è stato un piacere discuterne. Ci vediamo alla prossima settimana. Ciao ciao ragazzi.